Anche la Consulta Giovani promuove il primo Festival Internazionale delle Scuole d'Arte e Design, FISAD, dedicato per questa prima edizione al tema Il senso del corpo. L'evento è organizzato a Torino dall'Albertina e vi partecipano oltre 60 enti di formazione artistica da tutto il mondo, con ospiti d'onore le Accademie di Belle Arti Statali Italiane. Siamo contenti del fatto che la Regione possa ospitare e dare il proprio contributo all'ospitalità di 60 accademie di arte e di design che porteranno con sé due giovani a testa per 5 opere e dei loro docenti. Un'altra occasione nella quale Torino, io sono sicuro, assieme alla Regione Piemonte si dimostreranno città ospitale per ospitare la gioventù, per ospitare la creatività che la gioventù inevitabilmente e per fortuna porta con sé. Direttore, Festival di Arte e Design, Torino al centro di un'iniziativa importante. Beh, direi di sì, perché sono circa 60 accademie, anzi 67 per l'esattezza, accademie di belle arti da tutto il mondo, quindi veramente dai 5 continenti giungono artisti, giovani artisti che frequentano le accademie di belle arti. Veramente in questo momento Torino è al centro di una riflessione sull'arte e sulla creatività giovanile, il che mi sembra veramente rilevante. All'inaugurazione al Teatro Carignano di Torino ha partecipato il Presidente del Consiglio regionale Mauro Laus. Il festival, che si concluderà il prossimo 26 luglio, sarà ospitato dall'Accademia Albertina e da varie altre istituzioni culturali torinesi, tra cui la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.